sacco di cose sono state rimosse da Fortnite nel corso del tempo. E chi gioca dalla stagione 1 sicuramente conosce meglio di altri tutti gli oggetti che sono presenti in questo video. In realtà non sono solo oggetti, ma anche meccaniche di gioco e altre cose del genere, quindi guardate il video fino alla fine per non perdere nessun oggetto che è stato rimosso e soprattutto fatemi sapere quali di questi non avete mai avuto l'occasione di provare. Questo comunque è un video YouTube, ve lo dico già, lo potete vedere. 40 things that were removed from Fortnite Battle Royale. Detto ciò, andiamo subito al video. Aspettate un attimo. E il primo oggetto che vediamo è lo Zapotron. Lo Zapotron, cioè, si vede solo in questa clip qua. E tanti dicono, ma è finto, non c'è mai stato proprio perché si vede in questa clip. No, ragazzi. Lo Zapotron è stato inserito quando il gioco era così alle basi che nessuno ci faceva i gameplay, che nessuno ci faceva i video. E siccome è stata un'arma che è stata inserita e poi subito tolta per via delle munizioni, eccetera, chi se ne frega. 10 secondi boogie down. Infatti una volta le boogie down duravano 10 secondi. Questo ti permetteva di uccidere sicuramente la persona che veniva colpita dalla boogie down. Era impossibile non uccidere, cioè dovevi proprio essere... Infatti il problema più grande era colpirlo con la boogie bomb, non ucciderlo dopo. Long range shotgun. Infatti un tempo i fucili a pompa del nonno erano come dei cecchini. Non è che c'era il concetto di distanza ravvicinata o no su Fortnite. Quindi se tu sparavi a uno lontanissimo col pompa ma lo miravi, gli facevi comunque tantissimo danno. Infatti vediamo qua 24 di danno, 48 in headshot, eccetera. Cose incredibili. Poi chiaramente il Pumpkin Rocket Launcher, ossia questo qua, l'RPG diciamo con la zucca, che vabbè è stato reinserito ad Halloween, ma lo reinseriranno probabilmente a ogni Halloween, cioè non è una cosa, così come anche i lanciagranate a uova, eccetera. Teammate killing, questa era una bella roba. Tu potevi uccidere i tuoi compagni di squadra un tempo, ossia se ti stavano in culo. Appunto qua c'è un ninja che combatte questo tipo che non so chi sia. In ogni caso, se ti stavano in culo si poteva combattere col proprio compagno. Qua vediamo un mega fortino di quelli che si facevano agli inizi e l'icona vecchia delle granate che era in quel modo lì. Assurdo, assurdo, veramente i primi tempi di Fortnite. esatto, this grenade image infatti. O l'ultima, la vecchia schermata di morte. Infatti è sicuramente cambiata, ma anche quella della vittoria è cambiata. Qua vediamo Meat che è caduto. Ecco, una volta veniva fuori questa scritta qua. Ci sta, cioè nel senso mi piaceva. Non mi sono neanche reso conto del... Ah, il bleeding effect, è vero. Una volta ragazzi, quando venivate colpiti, c'era questo effetto rosso sullo schermo, come se ci fosse il sangue, come nei Call of Duty. Poi chiaramente l'Epic Games ha cercato di rendere il gioco più friendly possibile, infatti ha rimosso anche l'icona del teschio nelle kill e ha messo quella di un mirino. Questi sono stati dei piccoli cambiamenti, ma che comunque hanno fatto la differenza. 98 di headshot di Scar! Assurdo! Una volta, è vero, lo Scaracca faceva tantissimo danno, 49 di danno, infatti... Con 49 di danno, se si faceva un headshot si faceva 98 poi di danno. Cioè, veramente lo Scar era qualcosa di potentissimo. Senza contare poi il vero e proprio rumore dello Scar, che era diverso ed era mille volte meglio. Fortissimo lo Scar un tempo, molto forte. Un po' come la K di adesso, cioè, bene o male. Solo che la K di adesso spara un colpo alla volta, lo Scar ne sparava uno dopo l'altro. Ah, questa mi... Guardate l'icona in basso. Cioè, questo... che storie. Comunque, questa mitraglietta qua ha sempre fatto schifo. Nel senso, non si usava mai, non era fortissima. Faceva schifo, era lenta. Un sacco di armi erano migliori. Poi, inventory. Esatto, è stato cambiato l'inventario nel corso del tempo, rendendolo molto più ordinato. Un tempo l'inventario era molto disordinato rispetto a come è adesso. Purple Tac, esatto, il tattico viola, famosissimo nei primi stadi di gioco, anche perché il Tac era il pompa più forte. Un tempo, agli inizi, il tattico era il pompa più forte perché faceva tantissimo danno e veniva usato proprio per i colpi che poteva fare uno dopo l'altro.
Chiaramente poi i pompa sono stati nerfati, eccetera. Wall Dynamo, ossia le trappole elettriche che si piazzavano appunto solo sulle pareti. Infatti vi ricordo che un tempo le trappole erano piazzabili ognuna sulla propria superficie. Quindi c'erano le trappole da piazzare sulla parete, quelle sul muro, quelle sul pavimento. Inoltre vi dirò una chicca in più: quando io ho iniziato a giocare a Fortnite, che c'erano ancora ste trappole, io non pensavo che tu, trovando le trappole, trovavi la vera e propria trappola. Pensavo che tu trovassi, diciamo, la ricetta per craftarle, perché pensavo che per craftare le trappole ci volessero tipo un tot di metallo, un tot di pietra, un tot di legno. Non so perché, però mi era stato detto così. E quindi tipo non le usavo mai le trappole. Poi vabbè, la balestra, ma niente di che, voglio dire, sappiamo tutti che la balestra non è stata amata dai giocatori. Infatti l'avevano messa, faceva schifo, non la usava quasi nessuno. E poi pam, tutti improvvisamente quando l'hanno tolta a dire: ma era fortissima, io ci facevo gli headshot, bla 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 bla. Vabbè. Guided missile, ossia il lanciamissili teleguidato, che una volta era super fortissimo, poi l'hanno nerfato, eccetera eccetera. Molto utile per far scappare i propri compagni della safe o per mandarli in safe, come ha fatto appena adesso sto tipo. Però, cioè, diciamocelo, l'RPG e il lanciagranate sono mille volte meglio. E il quad launcher fa proprio schifo, e secondo me almeno. Oh mio Dio, ok. Le granate a impulso usate per evitare completamente i razzi. Ok, ok, ci sta. Il vecchio design della tempesta. Questo è stato un duro colpo. Una volta la tempesta aveva questi esagoni qua. Non cambia niente a dire il vero, Ed era un po' buggata, come vediamo qua. Anche questo è stato un inventario vecchio ormai rimosso, le smoke grenades che sono state rimosse. Mi dispiace un po' per queste, perché comunque io le usavo sinceramente. Le smoke grenades io le ho sempre usate nel modo in cui dovevano essere usate. L'egg launcher, che vabbè, non conta perché l'egg launcher è una cosa di Pasqua, quindi lo riaggiungeranno ogni volta che c'è Pasqua. Lo snowball launcher, stessa identica roba, non vale perché in realtà è una cosa che a Natale poi viene rimessa sempre. Pam, pam, pam. Ok. Interessante. Quel tipo non è un vero pro player di questo gioco, a quanto pare. E il jetpack. Vabbè, il jetpack si sa che lo riaggiungono di tanto in tanto nelle modalità con i fucili a pompa, cosa che io non gioco mai, quella modalità. Però comunque tantissimi pro player amavano il jetpack. Io sinceramente non lo trovavo così interessante, perché ogni volta ci morivo sempre, sempre, sempre. Tipo, mi si scaricava proprio nel momento giusto, proprio. Ma perché qua dice Blue Traps se le trappole ce le avevamo già fatte vedere? Ah, quelle da mettere sul pavimento, sul muro, cioè, o sul soffitto. Va bene, sì, esatto. Poi questi directional pads che io odiavo, perché non si capiva mai se erano quelli che ti facevano saltare in alto o quelli che ti facevano saltare in laterale. Poi vabbè. E poi questo è interessantissimo. Una volta si poteva droppare tutto l'inventario e raccoglierlo tutto contemporaneamente. Come faceva questo tipo per fare questo specie di effetto così sparato? È interessante, divertente, cioè almeno, insomma, inutile. Ninja che balla, va bene. sì. Poi il vecchio inventario, che quando tu swappavi alle costruzioni diventava tipo così. Cosa che non si è mai capita, però vabbè. Oh sì, il vecchio Christmas Bus. In realtà il Christmas Bus c'è stato anche quest'anno, quindi non cambia niente. Il double pump, tanta roba, yes. Però il pompa che sparava come un cecchino era meglio. Halloween Team, vabbè, questa roba di Halloween è vero. Quest'anno non era così, era diverso, effettivamente. Quindi, e anche il Christmas Team, che anche questo anno era diverso. E poi quel cosino che ghiacciato di Salva il Mondo, che non c'entrava niente. E che, vabbè, ma questa è di quando io ho iniziato a giocare proprio, cioè, era tutto così, era. Che schifo, cioè, che bello, nel senso, però voglio dire, che schifo. Tipo, immaginatevela ai giorni d'oggi. Cosa sarebbe sta arma? Ok, Ninja che offende la gente. Questa cosa non si può più vedere praticamente, perché Ninja ha smesso di offendere sicuramente.
Ah, il suo nome, Ninja Cyber, ok. Ok. Eh sì, comunque, questi erano i 40 oggetti rimossi. Sicuramente ce ne sono altri, per esempio la notte. Nella stagione 1 c'era la notte che era scurissima e che io amavo. Quando hanno tolto mi sono messo a piangere perché veramente era qualcosa di orribile non vedere più la notte. Veramente mi viene da piangere. Ditemi se non avete mai visto qualcuno di questi oggetti qua, ma che avreste assolutamente voluto provare o vedere con i vostri stessi occhi. E detto ciò, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!